Le misure giunti che gestisce in giuntiteria tutti quei prodotti che fino a qualche anno fa venivano realizzati da Disney Italia sotto l'etichetta Disney Libri, ha varato una nuova collana, Amici del Pianeta. E il primo libro della collana è dedicato all'oceano. Il libro contiene due storie di casti. La prima, Il mistero in fondo al mare, è una storia completamente nuova realizzata dal fumettista come autore completo appositamente per il volume della Giunti. A seguire troviamo poi Il segreto della balena nera, comparsa originariamente su Topolino numero 2523 e disegnata da Giorgio Cavazzano. Andiamo quindi a vedere in particolare la storia inedita di Casti, cosa propone ai lettori. Innanzitutto andiamo a vedere come è costituito il volume. L'editore, oltre a presentare le due storie, ha voluto dare un valore aggiunto al volume con una serie di redazionali tali da fornire tutti gli approfondimenti o spunti di approfondimento che potessero arricchire la lettura. Si parte con una prefazione di Roberto Danovaro, biologo marino, nonché professore di biologia ed ecologia marina presso l'Università Politecnica delle Marche. Quindi ecco alcune pagine dedicate all'oceano, alla biodiversità che si può trovare al suo interno e altri argomenti collegati al tema ambientalista della collana. Il tutto fino all'introduzione alla storia, in cui oltre a una breve presentazione dell'autore, troviamo anche una breve presentazione della coprotagonista dell'avventura stessa, Estrella Marina, personaggio proprio ideato da Casti nella seconda storia, quella della balena nera, ristampata proprio all'interno di questo volume. Le due storie di Casti sono in ogni caso legate proprio dal tema ecologista e soprattutto dal tema sul rispetto del mare e della vita al suo interno. Concentrandoci un attimo sulla storia di apertura, l'inedita Il mistero in fondo al mare, abbiamo un'avventura di stampo in qualche modo mondiale, come bene o male molte delle storie della produzione castiana, in cui Estrella Marina invita Topolino e Pippo a raggiungerla presso una stazione di ricerca marina molto sperimentale, perché costruita addirittura sul fondale oceanico. La bellezza della storia è che Casti riesce a rappresentare in maniera quasi immersiva proprio l'ambiente sottomarino. In certi momenti, infatti, almeno personalmente, mi sembra proprio di essere insieme ai personaggi sott'acqua. Probabilmente ciò è anche dovuto alla colorazione scelta per tutte le scene sottomarine, ma c'è anche da dire che lo stesso Casti ha rappresentato in maniera molto fedele l'ambiente in cui vanno ad operare Topolino e Pippo ed Estrella Marina. Non a caso, nei redazionali dopo questa storia, e che anticipano la ristampa, troviamo tutta una serie di disegni di Casti estratti dalla storia stessa, che sono accompagnati da alcune informazioni di approfondimento che ci fanno capire come l'autore si sia realmente documentato in maniera precisa e approfondita sugli abitanti del mare che vediamo all'interno delle sue pagine. Non solo, poiché la sua storia a un certo punto ha una, in qualche modo deriva verso una specie di mondo perduto sottomarino, ci ritroviamo alla fine in una caverna sotterranea in cui sono in qualche modo prigionieri a causa di vari eventi non meglio specificati, avvenuti nel passato geologico della Terra, tutta una serie di progenitori degli attuali abitanti del mare. E anche in questo caso abbiamo due pagine di approfondimento in cui ci viene fatta puntare l'attenzione su alcuni dei giganteschi esseri sottomarini che Casti ha rappresentato ancora una volta con una certa precisione. Inoltre, tra i vari abitatori degli abissi che Casti rappresenta, troviamo anche due esemplari, un cucciolo e un adulto, del mitico Kraken. Il Kraken è un mostro leggendario che ha attraversato le leggende e i miti marinareschi di mezzo mondo. Esistono due creature piuttosto grandi che potrebbero essere
state fonte, diciamo così, di ispirazione della leggenda. Innanzitutto il calamaro gigante, un abitatore degli abissi di cui ben poco si conosce, ma che per quel poco che sappiamo sembra essere in grado di raggiungere una lunghezza di ben 13 metri. E poi abbiamo il calamaro colossale, che per quel che sappiamo fino adesso può raggiungere lunghezze fino ai 15 metri e vivere almeno fino a profondità intorno ai 2200 metri. Non si sa se possiamo trovarli anche a profondità ben maggiori. Arrivati a questo punto, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Detto ciò, dandovi appuntamento al prossimo video, a voi piacendo, saluti a tutti!